Quando cielo, terra e mare si incontrano, è sempre una magia di colori. La Sicilia offre questo spettacolo ogni giorno e la natura si manifesta in tutta la sua bellezza. Una passeggiata lungo la costa orientale di Palermo ci conduce oggi verso la città di Bagheria. Baharia, in arabo la porta del vento, ha dato i natali a molti artisti. La scrittrice Dacia Maraini, il fotografo Ferdinando Scianna e il grande pittore Renato Guttuso, che per creare i suoi dipinti si è nutrito dei colori della città. Anche il regista premio Oscar Giuseppe Tornatore è nato a Bagheria e alla città ha dedicato un film corale che descrive il sentimento di profondo amore verso la sua terra di origine. L'arte qui è di casa. Bagheria è anche definita la città delle ville, poiché in essa ve ne sono moltissime di grande fascino. Tanti nobili e aristocratici, infatti, trascorrevano qui la loro villeggiatura. Oggi visitiamo Villa Palagonia, sicuramente la più curiosa e inaspettata. Essa si trova vicino al corso principale del centro, nel cuore della città. La costruzione della villa risale al 1715, ma è solo nel 1749 che fu arredata in maniera visibilmente originale e unica. I muri esterni e i corpi bassi vennero infatti adornati con statue in pietra tufacea, raffiguranti animali fantastici, figure antropomorfe e caricature di ogni sorta. Questi sono i mostri di Villa Palagonia. Non è chiaro il motivo che spinse il principe Aliata a far creare queste figure mostruose e grottesche. Di certo queste creazioni rendono la villa un sito di grande interesse, con il suo charme ricco di mistero. Anche Goethe visitò questo luogo nel suo viaggio in Sicilia, restandone molto colpito. La nostra visita odierna termina all'interno della bella sala degli specchi, al piano superiore. Dopo questa passeggiata fra arte e cultura, è arrivato il momento di gustare una bontà di Bagheria, lo sfincione bianco. Giampiero è il depositario di questa antica arte e da anni porta avanti la tradizione. Il forno a legna è la sua vita ed è qui che crea le sue bontà. Io, si può dire, sono nato con lo sfincione bianco. A 27 anni che faccio questo lavoro, l'ho imparato con il nonno, col papà di mia mamma e spero di già mandarlo poi al mio figlio.
Fatto l'impasto, Giampiero prepara la teglia tonda. Questo è quello grande. Allora, se si schiaccia, bello maturo. A questo si aggiunge una squisita salsa che profuma di mare. È un composto di olio e acciughe di Aspra, la frazione marittima di Bagheria. Ora è il momento della tuma, un gustoso formaggio, eccellenza dei casari locali. Una sottile coperta di mollica con cipolle tritate proteggerà la farcia dello sfincione. Abbondante olio e origano profumeranno il piatto. Il legno di ulivo sta riscaldando il forno. Forse anche questo è il segreto della ricetta. Lo sfincione bianco come impasto è più soffice, più digeribile. Poi abbiamo tutti i prodotti a chilometri zero qua, come acciuga, la tuma, la mollica del nostro pane, la facciamo. Giampiero inserisce nella bocca del forno il pane del giorno e anche le due teglie di sfincione bianco. E due. Ecco qua. Bisognerà attendere un po'. Abbiamo il tempo per fare ancora un giro in città. Nel centro di Bagheria visitiamo la bottega artigianale di Michele Ducato, grande maestro dell'arte dei carretti. La sua è una lunga storia familiare che attraverso la tradizione racconta la grande vena artistica di questa terra. La passione che mi spinge è la stessa che mi ha impartito mio padre, la passione nei confronti di un mestiere che poi segna la tua vita, fa parte della tua vita. Per realizzarne uno ci vuole molto tempo. La cura dei dettagli è infatti necessaria per la buona riuscita dell'opera. Oggi Michele sta lavorando a un modello di piccole dimensioni e la sua mano sicura è intenta a realizzare i decori finissimi di una ruota. I colori che si utilizzano come per il resto della decorazione sono colori ad olio, per cui richiedono tempi lunghi per l'asciugatura, ecco perché bisogna stare particolarmente attenti nella realizzazione. I mastri che realizzano i carretti sono ormai sempre più rari. Quello che un tempo era un mezzo di trasporto nella vita contadina è oggi sempre più un oggetto d'arte, spesso destinato a collezionisti. Non è solo folklore. Il carretto è l'espressione più pura di un'arte popolare, un mezzo di trasporto di cui la cultura siciliana si serve per raccontare se stessa e la sua storia. I decori sono ricchissimi. Le figure narrano le gesta dei paladini di Francia, gli stessi protagonisti della famosa opera dei Pupi. Raccontano anche di miti e leggende e sono il regno di storia, cultura e fantasia.
Staremmo ore ad ammirare tutti i dettagli, ma è tempo di tornare al forno. Terminata la cottura, Giampiero può finalmente farci sentire il profumo della sua opera d'arte culinaria. La fragranza del formaggio misto alla sapidità delle acciughe si sposa perfettamente con la consistenza soffice dello sfincione caldo. Il tipo di cottura con forno a legna e la farina impiegata rendono questo gustoso piatto altamente digeribile. È arrivato il momento di assaggiarlo per fare un tuffo nel suo sapore. Insieme allo sfincione bianco, non può mancare anche lo sfincione rosso, che è tipico di Palermo. Il sugo di pomodoro è realizzato con abbondante cipolla dolce e qua e là è arricchito da pezzetti di formaggio caciocavallo. L'esplosione di gusto è servita. Anche oggi i prodotti naturali di terra e mare hanno saputo esaltare il gusto del nostro viaggio.